Dopo gli arresti dei fratelli Vittorisi per sfruttamento sul lavoro, interviene la SLAI CGIL. Occorre estendere, dice, i controlli ed effettuare interventi per un lavoro legale e dignitoso. La polizia arresta a Porto di Pozzallo un catanese corriere di droga pronto ad imbarcarsi per Malta. Nel bagagliaio dell'auto, tre auto di scorta stracolme di stupefacenti. Il PD di Vittorio interviene in consiglio con un'interrogazione relativa ai flussi turistici legati all'aeroporto di Comiso. Il comune, dicono, è immobile sulle dinamiche di sviluppo turistico. Il Movimento Insieme interviene sulla mancata apertura del nuovo ospedale di Ragusa, va apprezzato, dicono dal Movimento, l'impegno e il coraggio del manager Maurizio Arrigo nonostante mille difficoltà. Oggi la ricorrenza a Vittorio per l'avvio dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, stanotte il viaggio al santo dei fedeli per chiedere per o aver ottenuto una grazia. Benvenuto al nuovo appuntamento con la nostra informazione su Eventi Sicilia. Dunque ancora un passo indietro per tornare all'operazione di polizia sul caporalato, lo sfruttamento sul lavoro di ieri, che ha portato anche all'arresto di due vittoriesi. Prende posizione in questa ora la FLAI CGIL per il sindacato ragusano. Occorre estendere i controlli ed effettuare interventi per un lavoro legale e dignitoso. Gli arresti di ieri in provincia di Ragusa testimoniano come la nuova legge contro il caporalato e sfruttamento nel lavoro aiuti a far emergere il degrado presente in tanta parte del nostro paese e anche nel territorio ibleo. E quanto afferma la FLAI CGIL di Ragusa, a dire della quale la legge 199 si rivela positiva, anche se criticata da qualcuno che pensa invece che la norma vada modificata perché strozza l'economia stessa delle imprese. Per il sindacato la legge in questione quindi non contiene solo aspetti repressivi, ma anche aspetti riguardanti nuove forme di trasparenza nelle modalità di assunzione, nel trasporto e nell'accoglienza, e quindi può essere utile a contrastare e isolare quegli imprenditori poco illuminati che fanno ricorso alle intermediazioni illecite e allo sfruttamento, come nel caso recente di Vittorio. Occorre pertanto che istituzioni e parti sociali concretizzino realmente e pienamente ciò che la stessa legge prevede per affermare una vera agricoltura di qualità, che sia anche un'agricoltura dove la qualità del lavoro e delle condizioni di lavoro si afferma, evitando di affidare solo all'azione di contrasto e repressione delle forze dell'ordine una questione che richiede invece l'apporto sinergico delle istituzioni. A proposito di FLAI CGIL, Salvatore Terranova è un nuovo segretario generale. L'Assemblea Generale del Sindacato infatti lo ha eletto con 35 voti favorevoli e un astenuto. Terranova succede a Salvatore Carpentieri, che lascia l'incarico per la scadenza del mandato. La polizia ha arrestato stamane a Pozzallo un catanese con oltre 15 kg tra marijuana e hashish, in procinto di imbarcarsi per Malta. Gli agenti si sono insospettiti quando hanno notato che il mezzo aveva ben tre ruote di scorta. Ennesima operazione antidroga stamane al porto di Pozzallo da parte della polizia. In manette un catanese di 53 anni, Mario Santonocito. Durante i controlli agli imbarcaderi, i cani poliziotto App e Sky sono infatti imbattuti in un cittadino maltese con i vestiti chiaramente impregnati dal tipico odore di cannabis. Hanno quindi effettuato i controlli e scoperto la presenza di ben tre ruote di scorta nel bagagliaio. L'uomo ha asserito di aver avuto parecchi problemi per riparare l'auto, che peraltro era a noleggio. E così è iniziato il controllo del mezzo da parte degli agenti, con l'uomo che ha cominciato a sbiancare fino ad accusare un malore. Smontate quindi le tre ruote di scorta, all'interno dei copertoni c'erano oltre 15 kg di marijuana e hashish suddivisi in panetti, tutti imbustati, sotto vuoto, al fine di eludere il fiuto dei cani antidroga. L'uomo, che intanto si era ripreso, ha ammesso di essere un corriere della droga, ma di non conoscere né il mittente né il destinatario. Al termine dell'operazione, il catanese è stato condotto in carcere a Ragusa a disposizione della procura. A proposito di spaccio di droga, i carabinieri da Catania hanno arrestato uno spacciatore vittoriese di 41 anni. Sull'uomo pendeva un provvedimento di restrizione della libertà personale che gli impone di scontare appena residuo di 2 anni e 10 mesi di reclusione per un reato commesso sempre nel territorio di Acate 2 anni fa.
Lasciamo la cronaca. A Vittoria il PD interviene in consiglio con una interrogazione relativa alla questione dei flussi turistici legati alla presenza all'aeroporto di Comiso. Nello specifico si chiede all'amministrazione comunale di poter finalmente incidere sulle dinamiche di sviluppo dello scalo comisano. Si parla anche di tassa di soggiorno. Questa amministrazione comunale non ha ancora posto in essere alcuna politica che possa incidere in maniera determinante sull'incremento dei flussi turistici in città e nella frazione di Scoglitti. E quanto affermo dai banchi del Consiglio Comunale i consiglieri del PD, che ricordano all'amministrazione comunale che la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro al fine di favorire proprio la presenza turistica nell'ambito territoriale in cui è presente l'aeroporto di Comiso e per poter accedere alle agevolazioni previste dalla legge regionale 24/2016 occorre l'adesione del Comune e la firma dell'apposita convenzione. Ad oggi però l'amministrazione comunale, affermano dal PD, non ha inteso porre in essere alcun atto amministrativo in questa direzione, atti che possono incidere sulle dinamiche di sviluppo dello scalo casmaneo. Alla luce di ciò, il PD impegna pertanto sindaco e amministrazione comunale alla partecipazione della distribuzione delle risorse in questione alla relativa convenzione, a predisporre il regolamento per istituire la tassa di soggiorno, a farsi promotore con tutti i sindaci blei all'adozione di un unico regolamento per questa tassa e ad avviare immediatamente col comune di Comiso, ma anche con le province limitrofe, le interlocuzioni necessarie per sostenere e sviluppare i flussi turistici nella Sicilia orientale. In una nota particolarmente articolata dal titolo Tanto rumore per nulla, gli ex consiglieri comunali di Vittoria Mariella Garofalo e Giuseppe Mustile spiegano e chiariscono le ragioni per le quali, secondo loro, il PRG non può essere uno strumento di sovradimensionamento in quanto non corrisponde alle esigenze reali del territorio. In particolare una considerazione che i due definiscono amara e oggettiva, ossia la cementificazione della costa che è enorme e l'insediamento a Scoglitti che viene confermata anche con la zona M4, mentre si rimane sgomenti, affermano i due, per la riproposizione dello stesso schema di massima del 2012. La città di Ragusa vuole l'apertura del nuovo ospedale, apertura che invece è slittata. Quanto sostiene il Movimento Insieme alla notizia che l'apertura appunto subirà un lieve slittamento, secondo molti mancherebbe il certificato di collaudo. Apprendiamo che l'apertura del nuovo ospedale di Ragusa subirà un lieve slittamento a causa del mancato trasferimento di tutti i pazienti e per un leggero ritardo sul cronoprogramma degli spostamenti dei reparti. Evidentemente qualcuno ha remato contro. E quanto affermo dal Movimento Insieme, secondo cui il PD, come spesso ormai succede, si attribuisce meriti che non gli appartengono, arrivando addirittura a dire, l'anno scorso, che l'ospedale sarebbe stato pronto entro giugno 2017 per poi ricredersi immediatamente e chiedendo addirittura oggi la rimozione del direttore generale. Invece proprio il dottor Aricò, proseguono da Insieme, forse solo contro tutti, ha inteso lavorare alacremente per portare a termine un progetto per il quale fu posta la prima pietra oltre 12 anni fa, per cui la comunità eblea doveva essergli grata e riconoscente per le capacità manageriali mostrate e anche per aver avuto il coraggio di non desistere nonostante le mille difficoltà. L'augurio, conclude il Movimento Ragusano, è che il NOR Giovanni Paolo II apra quanto prima i battenti. Lo vuole Ragusa e un'intera comunità. Martedì prossimo a Vittoria presso la chiesa di San Domenico Savio una lezione di primo soccorso. Dal comune hanno infatti accolto la proposta del dottor Gaetano Giarratana di organizzare lezione di base. Nell'ambito del progetto di sensibilizzazione ai temi della prevenzione sanitaria, il comune di Vittoria ha accolto la proposta dal dottor Gaetano Giarratana, anestesista e rianimatore in pensione, di organizzare lezioni di primo soccorso di base destinata agli animatori del Crest, ma aperte a chiunque sia interessato. E visto il successo della prima lezione svoltasi lo scorso 12 giugno presso il centro Dario Nicosia, il dottor Giarratana si è detto disponibile a tenere un secondo corso martedì 27 giugno presso la chiesa di San Domenico Savio in via Bologna. Per la prevenzione non si fa mai abbastanza, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Gianluca Occhipinti, e dunque ben venga ogni iniziativa utile finalizzata a sensibilizzare i cittadini. Il corso di primo soccorso, sebbene destinato agli animatori del Crest, è aperto a tutti e quindi bisognerebbe approfittare di questa preziosa occasione, rimarca ancora Occhipinti, per apprendere le tecniche di base del primo soccorso che, in alcuni casi, possono salvare anche vite umane. In provincia di Ragusa solo 13 edifici scolastici su 260 hanno una progettazione antisismica. Lo sostiene l'onorevole Nino Minardo a proposito delle scuole sicure, una situazione allarmante, dice che non si può ignorare.
A prendere dal sito l'espresso.it che nel Ragusano solo 13 edifici scolastici su 260 hanno una progettazione antisismica, norma è davvero preoccupante. E quanto afferma l'onorevole Nino Minardo, che aggiunge, cosa però arcinota, come la nostra una delle zone più alto rischio sismico nel paese, ma comune di queste province mostrano di non avere nelle loro priorità gli interventi che necessitano. Per cui i proclami della buona scuola di Renzi, continua Minardo, sono rimasti in contrasto con quanti sollecitavano invece una scuola solida, con lo stanziamento di somme importanti, e obbligando i comuni a politiche per la sicurezza, cancellando invece spese inutili autoreferenziali, cui invece alcuni sindaci si dedicano. E sempre la ricerca ci dice anche che a Vittoria solo 8 scuole su 55 sono a norma, mentre sono a zero progettazione Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Santa Croce Camerina. Nel resto della Sicilia il dato non cambia, a conferma del fatto che la manutenzione degli edifici scolastici non sembra tra i pensieri delle amministrazioni locali. Per il parlamentare Modicano è quindi una situazione allarmante che non si può ignorare, e per questo è tornato a chiedere al governo interventi urgenti sulla sicurezza attraverso finanziamenti ad hoc. L'associazione Pericento di Ragusa ha incontrato i residenti di Borgo Cimilla. Il problema è sempre lo stesso, ha dichiarato il presidente Peppe Calabrese, ossia la mancanza di servizi primari, per cui il comune deve darsi una mossa. A Borgo Cimilla, per ascoltare bisogni ed esigenze dei residenti, l'associazione Pericento non si ferma, riuscendo anche stavolta a concretizzare l'adesione di diversi soci. Negli occhi di queste persone che ci ascoltano, ha dichiarato il presidente Peppe Calabrese, abbiamo visto sguardi di rassegnazione mista a tristezza, ma quando andiamo via vediamo un sorriso oltre a speranza che qualcosa possa migliorare nella loro qualità della vita. Cimilla è tra l'altro una zona molto bella, rimarcano da Pericento, purtroppo però completamente priva di servizi primari come fognatura, acqua e marciapiedi. Inoltre tutti i residenti lamentano la scarsa efficienza del servizio espurgo e soprattutto il servizio idrico. Con l'autobotte affermano che arriva sino ad un mese di ritardo da quando parte la loro richiesta. Esistono, dice ancora Calabrese, gli strumenti urbanistici dal 2012 per poter servire questa zona nella maniera adeguata, ma nulla è stato progettato da un sindaco Piccitto che dimostra di non avere alcuna idea di città civile. Oggi al via 24 giugno, i solenni festeggiamenti in onore del patrono di Vittoria San Giovanni Battista, come da tradizione si è cominciato col viaggio al santo, momento di devozione che si è concluso stanotte, o meglio all'alba, con l'apertura della basilica e l'accoglienza dei cosiddetti pellegrini penitenti. Anche la città di Vittoria si appresta, così come in altri centri della provincia, ad onorare il patrono San Giovanni Battista, onorandolo con una lunga sequenza di manifestazioni liturgiche e di folklore, come il viaggio al santo, ad esempio, di questa notte. Ossia la tradizionale camminata notturna che si perde ormai nella notte dei tempi, un'antica devozione dei fedeli per un voto o una grazia ricevuta. Anche quest'anno sono partiti in tanti da Scoglitti, Acate, Comiso e Santa Croce per poi terminare la loro passeggiata di devozione presso la Basilica di Piazza Ricca in attesa dell'apertura del portone principale e dell'accoglienza di coloro che vengono definiti pellegrini penitenti. Un'atmosfera come sempre surreale, tra le luci delle luminarie e il silenzio dei fedeli, pace e serenità che non si trova invece nelle quotidiane incombenti abitudini della cosiddetta modernità. La prossima settimana sarà quindi caratterizzata poi da tutta una serie di celebrazioni eucaristiche, cui si alterneranno diversi sacerdoti, per culminare la prima domenica di luglio, giornata consacrata alla festa per eccellenza del patrono, con la processione per alcune vie cittadine, con il simulacro del santo. La festività che si concluderà poi a tarda sera con i tradizionali fuochi pirotecnici in contrada a Giardinazzo. Cambiamo argomento, al via invece a Marina di Ragusa la stagione balneare Bandiera Blu 2017, cerimonia informale con l'innalzamento della bandiera alla presenza delle massime autorità cittadine. È iniziata ufficialmente la stagione balneare Bandiera Blu 2017 a Marina di Ragusa, ieri la cerimonia in piazza Chioggia con il vessillo innalzato a sventolare dopo il riconoscimento conferito al comune per la qualità dei servizi offerti a visitatori e residenti. Alla presenza il sindaco Piccitto, amministratore e autorità cittadine, si è dunque svolta la stessa cerimonia con il primo cittadino che ha innanzitutto ringraziato coloro i quali hanno consentito con loro impegno di raggiungere l'ambito riconoscimento, sottolineando anche l'importanza di tutti gli interventi messi in campo dall'amministrazione comunale negli ultimi anni per consacrare Marina di Ragusa come una delle mete turistiche più ambite nell'isola. Piccitto ha anche posto l'accento poi sull'eccellente attività di salvataggio a mare, degli interventi messi in atto per garantire la qualità delle acque dell'ambiente e dei servizi di ristoro e accessibilità alle spiagge. Quindi Piccitto ha anche ricordato che altre 5 bandiere blu sventolano presso le rotatorie d'ingresso alla frazione, al porto turistico e in piazza Torre.
Gli spettacoli, domani chiude il Vittoria Jazz Festival con un gran finale che vedrà l'attesa esibizione di Francesco Cafiso, festival che è stato sicuramente quello del decennale, quello della maturità in virtù del fatto che ha sempre saputo rinnovarsi e sperimentare. Chiusura tra l'altro con una novità che lo stesso direttore artistico ci ha annunciato. Sentiamo. Quest'anno mi esibirò con un organico molto particolare che è il Nonetto. Abbiamo già suonato qui l'anno scorso con questa formazione, ma si trattava di un altro repertorio. Infatti ho ingrandito, ho scritto nuova musica, nuovi brani, li ho arrangiati per questo gruppo, che in qualche modo vuole essere una conseguenza del disco che ho registrato nel 2015, 20 cents per notte, quindi 20 centesimi a notte. We Play for Tips è un ricordo che io dopo aver fatto la mia esperienza a New Orleans. C'erano tantissimi musicisti che suonavano per strada con un cappellino davanti a loro in cui c'era scritto appunto "Noi suoniamo per la mancia". E quindi questa musica si rifà sicuramente a New Orleans, c'è lo swing, il blues, ci sono tantissimi ingredienti che insomma fanno parte del mio bagaglio artistico e musicale. Poi ci sono coinvolto tantissimi ragazzi, alcuni tra i più bravi attualmente nella scena del jazz italiano, e quindi è una musica molto fresca, di grande impatto, c'è molta ironia all'interno di questo repertorio, e quindi insomma vi aspetto perché sarà sicuramente una serata di grande jazz. Momento di fermarci, breve pausa dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Sguardo ai sei fatti più importanti del giorno. Dopo gli arresti dei fratelli Vittorisi per sfruttamento sul lavoro, interviene la Fly CGL. Occorre estendere, dice, controllo ed effettuare interventi per un lavoro legale e dignitoso. La legge 199 è positiva, affermano dal sindacato, anche se criticata da qualcuno che pensa invece che sozza l'economia delle imprese. Occorre riaffermare una vera agricoltura di qualità con la sinergia di tutte le istituzioni. La polizia arresta a Porto di Pozzallo un catanese corriere di droga pronto ad imbarcarsi per Malta. Nel bagagliaio dell'auto, tre auto di scorta stracolme di stupefacenti. Gli agenti sono accorti e si sono insospettiti notando la presenza alle tre ruote di scorta. All'interno dei copertoni oltre 15 kg tra marijuana e hashish. L'uomo dapprima ha avuto un malore e poi ha dovuto confessare tutto. Il PD di Vittoria interviene in consiglio con un'interrogazione relativa ai flussi turistici legati all'aeroporto di Comiso. Il comune, dicono, è immobile sulle dinamiche di sviluppo turistico. Per accedere alle agevolazioni previste da una legge regionale, rimarco dal PD, occorre l'adesione del comune con la firma di un'apposita convenzione. Serve anche un regolamento per fissare la tassa di soggiorno. Il Movimento Insieme interviene sulla mancata apertura del nuovo ospedale di Ragusa. Va apprezzato, dicono dal Movimento, l'impegno e il coraggio del manager Maurizio Aricò nonostante mille difficoltà. Poi le critiche al PD per aver sbagliato le previsioni sull'apertura del nosocomio e aver chiesto la rimozione dello stesso Aricò. Un'apertura dunque che però slitta, forse per il mancato certificato di collaudo. Oggi la ricorrenza a Vittoria per l'avvio dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. Stanotte il viaggio al santo dei fedeli per chiedere per o aver ottenuto una grazia. All'arrivo in Piazza Ricca la suggestiva atmosfera delle luminari, silenzio quasi surreale, caratterizzato dall'apertura della basilica e dall'accoglienza dei pellegrini, partiti da Scoglitti, Acate, Comisi e Chiaramonte. Ci fermiamo per il momento, grazie per l'attenzione, appuntamento alla prossima edizione.